Nuova puntata di Super Santos. Questa volta siamo qui a commentare un'altra deludente prestazione degli Amaranto, quando meno te l'aspetti, dopo forse quella che era stata la partita più intensa di tutta la stagione, quella sul campo del Follonica Gavorrano. Tutto ci saremmo aspettati, meno che assistere a questo pareggio che ha lasciato molto amaro in bocca e anche qualche strascico. Comunque, siamo sempre primi in classifica, anche in virtù del rinvio della gara della Pianese, guarda caso, proprio contro il Follonica Gavorrano. Tra l'altro, si doveva giocare domani, ma è stata ulteriormente rinviata alla prossima settimana. Quindi godiamoci questo primo posto in classifica e soprattutto cerchiamo di inquadrare il prossimo obiettivo che è il Terranuova. E qui andremo a giocarci domenica pomeriggio. Restate con noi perché parleremo di Arezzo, lo faremo con i nostri ospiti, quindi non ci resta che mandare la sigla. A fra poco. Pronto a cross, lo spezza, Neri la rovesciata, ed è gol! Di Domenico Neri! Lorenzo! 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 Ed eccomi qui in diretta, andiamo subito a presentare i nostri ospiti, in ordine di apparizione Andrea Avato, Amaranto Magazine, Arezzo Ciao. Notizie. Ciao Insomma, poi Massimo. le collaborazioni sono tante, app, insomma, ti si Troppe. legge un po' dappertutto, Andrea, ed è sempre un grande piacere. Ovviamente parlo con grande sincerità, non solo perché sei un amico, ma perché lo penso veramente. Poi Riccardo Bonelli con Pianeta Amaranto, eccolo qui, inquadrato con quel bel curvone alle spalle. Ciao, Che buonasera a partita era quella tutti. lì, Riccardo? Con Buongiorno. il Livorno. L'ultima con Ah, Livorno. ecco, infatti, non riuscivo a focalizzare. Allora, siamo qui a presentare questa giornata, a parlare ovviamente di quello che è successo domenica pomeriggio al Città di Arezzo. È un pareggio, Andrea, che ha lasciato, come dicevo in presentazione, un po' d'amaro in bocca, ma anche qualche strascico che, insomma, poi commenteremo. Insomma, se non vado errato, è la quinta espulsione in questo torneo, la quinta volta che l'Arezzo deve affrontare le partite in inferiorità numerica. Sì, purtroppo sì, e è anche un dato statistico insolito. Tra l'altro sono 5 espulsioni arrivate tutte in casa per motivazioni diverse e che però hanno costretto la squadra a giocare in inferiorità numerica per larghi tratti di partita, oltretutto. E alla fine alcune di queste si sono rivelate purtroppo pesanti, come quella di sabato di Pattarello, perché oggettivamente, al di là dell'analisi che poi potremo fare nei prossimi minuti riguardo il cartellino, eccetera, eccetera, però è stata un'espulsione che ha oggettivamente cambiato il corso della partita, che fino a quel momento era una partita che l'Arezzo stava giocando molto bene. Ecco, Riccardo, diciamo che, come ha sottolineato Andrea, praticamente quasi sempre l'Arezzo, quando ha giocato in inferiorità numerica, non ci ha cavato nulla. Ecco, l'unica, quella contro il Poggi Ponzi, se non vado errato, per il resto o pareggi o sconfitte. Insomma, queste espulsioni pesano e sono punti che alla fine potrebbero essere determinanti, Riccardo. Pesano le espulsioni, pesano i rigori sbagliati, ci stiamo facendo del male da soli. Però l'espulsione che è arrivata sabato ha un sapore particolare e diverso da altre partite, perché nelle altre partite abbiamo sempre, anche in inferiorità numerica, cercato di vincere. Ti faccio l'esempio di quella con il Livorno, in cui eravamo sotto di un uomo, sotto di un gol, a fine partita ci rammaricavamo del pareggio. Sabato scorso eravamo sì in inferiorità numerica, ma con un gol di vantaggio. Non è detto che in 10 si debba sempre essere in difficoltà, e l'Arezzo l'ha dimostrato che le altre volte in 10 aveva giocato una partita per vincere. Ieri, sabato invece, dopo il gol di Bellini, le due squadre, la Sangiovannese per bocca di Filicano, perché
si accontentava e avrebbe firmato un pareggio prima della partita. Adesso non so per quale motivo è finita in un pareggio con l'ultima mezz'ora a giochicchiare, insomma, ecco, è questo che ha dato più noia. Ecco, io qualche dubbio però ce l'ho sulla presa di posizione, io non voglio ora entrare in polemica, per carità, con la società, però insomma ho trovato un po' troppo forte questa presa di posizione, non so come nei confronti di Pattarello, ecco, questa decisione di punire e anche pubblicamente. Io insomma sono sempre per lavare panni sporchi dentro lo spogliatoio. Andrea, te cosa ne pensi? No, volevo dire innanzitutto che le espulsioni poi non hanno avuto, diciamo, delle gestioni diverse. Hai ricordato, Ric ha ricordato quella con il Livorno, l'Arezzo andò sotto proprio per il fallo da espulsione di Trombini, poi rimontò. Con il Grosseto rimase in 10 quando già vinceva 2-1 e portò in fondo il risultato, sì, senza rischiare praticamente niente. Brutta correzione, vero? Vero. No, dico, con il Poggi Bonzi rimase in 10 sull'1-1 e la partita la vinse. E ieri sabato poi si è fatto raggiungere, ma non sempre poi in 10 riesci a trovare la quadratura. Poi, devo diventa dire tutto che, più difficile, chiaramente. San Giovannese mi ha fatto anche una buona impressione rispetto alla partita di andata, una squadra più matura che tiene meglio il campo e alla fine, sai, certe partite, anche per rispondere a Rick, no? Quando ti accorgi che non riesci a vincerle, è bene anche non rischiare di perdere, perché poi l'Arezzo ce l'ha questo difetto, che per eccessiva generosità magari va a cercare il gol e alla fine lo becca con l'uomo in meno, sarebbe stata una mezza tragedia, no? Ma insomma, a prescindere da questo, sul comunicato la penso un po' come te, nel senso l'ho trovato per i tempi e la forma un po' troppo cruento, sinceramente, ecco, perché un comunicato che arriva alle 10:30 di sera ti dà l'idea di una presa di posizione irrimandabile e quindi molto forte, e poi da quel comunicato viene fuori che alla fine il responsabile numero uno della mancata vittoria era Pattarello, quando invece c'era anche qualche altra concausa. Poi invece sulla sostanza sono d'accordo, Pattarello meritava una tirata d'orecchie, meritava una reprimenda pubblica, e poi l'abbiamo detto prima, in effetti la sua espulsione purtroppo ha pesato moltissimo, perché è una partita che, come ha detto Indiani, insomma, la sensazione è che in 11 contro 11 l'Arezzo l'avrebbe vinto. Riccardo, che ne pensi di questo comunicato? Io l'ho letto, l'ho riletto 2-3 volte, ho detto, ma insomma, forse andava evitato, anche perché tirare la croce addosso, come ha detto Andrea, su un giocatore, su un tuo tesserato, che poi fra l'altro stiamo parlando di un giocatore, insomma, di indubbio valore, fra l'altro fino a quel momento, fino al momento dell'espulsione, era stato di gran lunga il migliore in campo. Ma che il comunicato sia stato intempestivo e troppo cruento, l'ha dimostrato le parole di Giovannini il giorno dopo, nell'intervista che ha fatto con Avato, insomma, ha ridimensionato il caso, ampiamente ridimensionato il caso, e allora penso che ci sia un pochino una comunicazione a corrente alternata, o magari fatta da uno senza che lo sappia quell'altro, ecco, perché sono le parole del comunicato, le parole di Giovannini sono completamente differenti. Naturalmente sto con le parole di Giovannini 100 volte su 100, perché se no bisognerebbe anche fare un comunicato per le altre espulsioni che sono state altrettanto dannose. Quindi due pesi e due misure non va bene, oltretutto perché guardando poi attentamente a freddo l'espulsione, insomma, c'è stata una provocazione che non doveva esserci assolutamente, oltretutto di un giocatore che è partito da centrocampo per andare a rompere le scatole a Pattarello, ecco, quindi sì. Giusta risposta. Guarda, Rick, no, volevo dirti, io credo che il comunicato poi sia stato partorito comunque da Giovannini, no? E perché dico che è stato intempestivo? Perché secondo me a botta calda tu prendi una posizione e dici, o scrivi in questo caso, delle cose che poi hanno una forma molto più dura di quello che riesci a tirare fuori a botta fredda. Ecco, per quello io sono sempre dell'idea che bisogna un po' lasciar calmare le acque prima di prendere posizione. Poi, ripeto, sulla sostanza sono d'accordo. Tra l'altro Giovannini ha svelato un particolare che in qualche modo, no, dà una definizione ulteriore della questione. Cioè, in settimana l'Arezzo
dentro lo spogliatoio aveva parlato del rischio di trovare un arbitro che è molto severo con i cartellini, li utilizza molto per tenere in pugno la partita, e quindi se tu sei avvertito a maggior ragione ti devi contenere, nonostante la doppia provocazione. Perché se tu vai a rivedere, Pattarello subisce fallo, Lorenzoni che gli fa fallo va a dirgli qualcosa e lui rimane per terra e non dice niente, poi arriva anche Cesaretti, ci mette un altro carico e a quel punto lui sbotta sbagliando, però la provocazione è stata doppia e anche censurabile, devo dire, ecco, per quanto siano cose che succedono, no, nel calcio. Sì, 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 ma chiaro che questo sta... Ha preso due giornate, Massimo Pattarello, oggi il giudice sportivo ha ufficializzato le decisioni e sono due giornate di squalifica, giornate, sì, sì. Sì, e quindi salterà Terra Nuova e Flaminia Pattarello. Questo stavo dicendo che conferma ancora una volta il fatto che ci considerano tutti una squadra forte, quindi specialmente in casa cercano un po' di provocare, anche di fare questi giochetti. Ora non voglio polemizzare, per carità, con i giocatori della San Giovannese, però è un po' un film già visto. Poi, guarda caso, tutte queste espulsioni sono arrivate in casa. Riccardo, te cosa ne pensi? Ma sono arrivate in casa proprio perché D'Arezzo in casa gioca contro squadre arcigne che danno il 200% e che perdono tempo, che fanno di tutto per non far giocare l'avversario, per farlo innervosire, e quindi le provocazioni sono più facili riceverle in casa che non fuori casa, dove la squadra avversaria invece pensa di un pochino di più di giocare a pallone e di far bella figura. Arrivano ad Arezzo invece per il punto sono disposte a tutto, e noi sì, non dobbiamo cadere in questi tranelli, anche se diciamo poi c'è stata dicevo, no, per completezza, nel senso, qualche espulsione è stata anche dettata da episodi di gioco, no, Rick? Ti ricorderai Trombini con il Livorno, fece quell'errore nel rinvio che regalò palla a Frati e poi lo mise giù, oppure Polvani con il Ponzacco che stende Mencagli lanciato verso la porta, diciamo sono falli di gioco. Zona addirittura venne espulso per doppia ammonizione con il secondo fallo, che era un fallo da rigore, e l'arbitro gli dette simulazione e lo cacciò fuori, insomma, diciamo. C'è stato un po' di tutto e di più, ecco, purtroppo. E questo, con Rick mi ricordo che anche un'altra volta ne parlammo, sono segnali che insomma ti fanno stare allerta, perché l'anno in cui tu sei destinato a vincere il campionato, e tutti pensiamo all'anno di Mario Somma, di solito ti vanno tutte per il verso giusto, no? E invece qua, tra i rigori sbagliati, queste espulsioni un po' così bislacche, bisogna stare sul pezzo fino alla fine, perché sarà un campionato da lottare fino all'ultimo minuto, secondo me. Anche perché Massimo, te in chiosa all'inizio della presentazione parlavi della prestazione che non ci aspettavamo con la San Giovannese dopo la bella vittoria fuori casa. Purtroppo non è la prima volta, e quindi l'Arezzo è decisivo in queste situazioni. Tra l'altro, e questa è una domanda che faccio a tutte e due, c'è questo Pugliponzi che dopo la sconfitta di Arezzo sta venendo prepotentemente fuori, insomma è lì, questo aumenta un po' la concorrenza, non so se è qualcosa di positivo o negativo, anche perché poi avere qualche avversario in più temibile, è vero che insomma riduce un pochino le percentuali di promozione, ma insomma nel caso della Pianese, la Pianese è stata sconfitta proprio a Poggibonsi, e quindi insomma la strada si fa difficile un po' per tutti, non solo per noi. Ma comincio io, Rick. Vai. Sì, no, Poggibonsi secondo me sta venendo su perché è una squadra che ha dei valori, è una squadra collaudata, un organico affiatato, ha dei giocatori che davanti fanno gol, perché sia Riccobono che Regoli sono già in doppia cifra, e questo sicuramente li aiuta molto. Io continuo a pensare che come organico, e mi riferisco sia alla qualità che alla profondità della rosa, l'Arezzo abbia qualcosa in più, sia della Pianese che del Poggibonsi. Però il campo ci dice che questo sarà un campionato in cui te la lotterai punto su punto fino alla fine, a meno che adesso veramente non cambia il trend,
però vedi che anche Poggi Bonzi e Pianese hanno faticato. L'Arezzo in questo momento ha più punti di tutti, ora la Pianese è una partita in meno, ma insomma vuol dire che ha fatto qualche cosa di più nonostante le pecche che abbiamo ricordato più volte. Allora ci fermiamo un attimo, doveva rispondere anche Rick però. Sì, Rick, vai. Ah, va bene, no. A parte che sono esultato. No, pensavo che fosse esaurito l'argomento. Condivido al 100% le parole di Andrea, come non farlo. Volevo soltanto dire che però siamo noi gli artefici del nostro destino. Che si chiamino Pianese, Poggi Bonzi o Gavorrano, e siamo noi che dobbiamo far bene. Poi, se facciamo bene noi, quello che fanno per gli altri è relativo. Siamo noi per ora che ci stiamo facendo del male, non le avversarie. Allora, siamo padroni del nostro destino, però adesso il tempo ci dice che dobbiamo dare un attimo la linea alla regia. Restate con noi pochi secondi e poi saremo con la seconda parte di Super Santos. Le nostre città, le nostre case, le nostre aziende, le abbiamo sempre protette. Ma ora è il momento di farlo ancora di più. Ogni giorno siamo al lavoro per garantirvi la massima sicurezza per ogni momento della vostra vita. Perché oggi libertà significa sicurezza. IM Allarmi, la sicurezza per le cose che ami. Seconda parte di Super Santos, Andrea Avato, Riccardo Bonnelli, Massimo Gianni alla conduzione. Domenica ci sarà questo match, prepariamoci un'altra battaglia, perché mi immagino che Terranova tiri fuori insomma una prestazione dell'orgoglio contro la capolista, insomma, anche se lo scontro tra la prima in classifica e l'ultima in classifica, a me questa partita non fa stare tranquillo per niente. Riccardo? No, non fa stare tranquillo proprio per il discorso che ti dicevo prima, perché siamo noi che decidiamo come deve andare la partita. Non c'è dubbio che sia l'avversario migliore che ci potesse capitare ora. Ho visto la Terrano avesse giocare a Livorno, insomma, ha perso ampiamente, poteva perdere anche 5-6-0, ha fatto un solo tiro in porta e il Livorno ha stradominato, è una squadra ultima in classifica e ci sono tutti i presupposti perché il segno 2 sia al 90% il risultato più probabile, anche se quel 10% è proprio per questo Arezzo un pochino enigmatico ancora. A loro mancheranno 3 o 4 giocatori, quindi se alla Terranovese te togli 3 o 4 titolari, non è come toglierli all'Arezzo. Però Andrea, è proprio contro le squadre che sono più deboli, non ce ne voglia la San Giovannese o il Ponzacco o il Tau, però insomma contro queste squadre qui l'Arezzo ha tirato fuori insomma prestazioni un po' così, mentre contro le squadre più attrezzate ha tirato fuori invece tutt'altre prestazioni, quindi ha fatto sempre la partita, la grande partita. Gli scontri diretti di alta classifica li ha vinti tutti l'Arezzo, ha vinto 2 volte con il Gavorrano, ha vinto con la Pianese, ha vinto con il Poggi Bonzi, ha vinto con la Flaminia, ha pareggiato con il Livorno perché fu una partita, come abbiamo ricordato prima, un po' così. Credo che comunque se doveva esserci una tendenza del genere, meglio questa, cioè meglio aver dimostrato di vincere con tutte le forti e avere qualche problema con le piccole che viceversa, perché sarebbe stato molto più penalizzante e alla lunga avrebbe influito di più forse sul raggiungimento dell'obiettivo. È chiaro che domenica la squadra è attesa anche da una prova di carattere e in questo senso, in questa stagione dei paradossi, in qualche modo l'Arezzo ha dimostrato che nei momenti di difficoltà ha sempre saputo reagire bene. Ecco, quindi da questo punto di vista direi che c'è fiducia. E poi ecco, sono curioso domenica di vedere finalmente all'opera se Indiani gli concederà qualche scampolo di partita anche per Zichini, che è un giocatore secondo me molto bravo, che già l'anno scorso avevo seguito perché segnava sempre dei gol molto belli, era diventato un po' un giocatore molto attenzionato, no? in Serie D e quindi sono curioso di vederlo anche con l'Arezzo. Secondo me, guarda, ci fosse stato anche sabato,
e avesse dato il cambio a Gucci, forse la partita all'Arezzo con la San Giovannese anche in 10 l'avrebbe vinta lo stesso. Allora, per la cronaca dobbiamo anche specificare, insomma, che insomma, paura sì, però insomma il Terranova ha 14 punti, ha subito 30 gol, ma non è la peggiore difesa. 3 sole vittorie, 5 pareggi e ben 12 sconfitte fino ad oggi. Insomma, è un rollino di marcia che insomma, io credo che l'Arezzo poi ha un grandissimo vantaggio, oltre che essere una squadra dal punto di vista tecnico superiore alle altre, che gioca sistematicamente in casa. Insomma, questa è una cosa indubbia, Riccardo. Sì, certo. Riallacciandomi prima al discorso di Andrea, è vero che l'Arezzo ha vinto tutti gli scontri diretti e era un pochino penato con le piccole. Gli volevo ricordare che le grandi sono 3, le piccole sono 14, quindi i punti fatti con le piccole valgono parecchio. Per quanto riguarda la partita di Terranova, giocheremo ancora più in casa delle altre volte che abbiamo fatto le trasferte, perché sarà praticamente dominio assoluto dei tifosi amaranto, e quindi anzi penso che potranno anche essere in tribuna messi insieme a quelli della Terranovese, perché penso che non ci siano assolutamente problemi tra le due tifoserie, tra le due società. Oltretutto ho letto il comunicato della Terranovese che si è compiaciuta dell'accoglienza a Livorno, quindi è una squadra che desta simpatia dovunque vada, insomma. Ancora più simpatia se riusciamo a vincere, ci susciterà questo simpaticissimi. Sì. speriamo. Allora, dal punto di vista tecnico, domenica abbiamo avuto una conferma, cioè che Gaddini è veramente l'uomo in più, Andrea. Gaddini è un giocatore che vede la porta, i numeri dicono questo. Rispetto agli altri attaccanti esterni che ha l'Arezzo, è quello che ha la media gol in assoluto più alta, nonostante abbia giocato pochissimo perché è stato martoriato dai malanni muscolari, ma da quando è rientrato ha dato un cambio di marcia. Ora, aveva segnato un gol bello anche sabato, tra l'altro, guarda, un gol anche nuovo tra virgolette per l'Arezzo, perché per la prima volta Indiani dall'inizio aveva messo, aggiungo io finalmente, perché è una soluzione che avevo invocato, un mancino a sinistra, cioè Pattarello, e un destro a destra, cioè Gaddini. Guarda caso, cross di Pattarello. Ce lo siamo chiesti perché, insomma, è gol di Gaddini. Non lo so, ma secondo te, Andrea, è una moda o... Lui, ricordo che in un'intervista prima di Gavorrano, tra l'altro, sì, feci questa domanda, lui disse: ma vero, giocare con gli esterni a piede invertito non è un abominio tattico, sì, e ha ragione, nel senso ha dei risvolti positivi, che però in campo i giocatori non riuscivano a tradurre in gol, perché sia i destri a sinistra che i mancini a destra poi tutti questi gol non li hanno segnati. E invece sabato, ecco, il cross di Pattarello con la deviazione sotto misura di Gaddini è stato un gol nuovo che secondo me ha testimoniato che questo esperimento, se così possiamo chiamarlo, può essere ripetuto sicuramente. Ecco, in molti si sono chiesti al momento in cui hanno visto la formazione perché, il perché, si sono questo punto interrogativo, perché Indiani abbia cambiato formazione dopo la splendida vittoria di Follonica Gavorrano. Riccardo, io, sì. Rick, vai, scusa. Riccardo. Non è una novità, perché ha sempre cambiato formazione. Io credo al detto squadra che vince non si cambia, perché è provato e riprovato che insomma è quasi sempre vero, insomma, anche perché giocare con un 11 che ha vinto la domenica prima e rimettere in campo conferma la fiducia su quei giocatori. Poi la panchina lunga ti permette anche in corso d'opera di cambiare formazione, però è una questione anche di fiducia, anche di psicologica, no? Rimetti in campo la formazione che ha vinto anche per premiarla della prestazione della settimana precedente. Se non va bene, i cambi ci sono.
Per quanto riguarda poi i giocatori a piedi invertiti, era di necessità virtù fino a che non è arrivato Gucci, perché con Diallo e Boubacar praticamente poco prolifici, la necessità di rientrare e tirare era la priorità. Ora con Gucci invece andare sul fondo e crossare, penso che sia il modo migliore per servire un centravanti vero d'area di rigore. Anche se volevo aggiungere, Massimo, ora, è vero, perché Indiani è sempre stato così, addirittura è arrivato a cambiare 7 giocatori da una partita all'altra, no? nel girone di andata. Ora sabato c'era Polvani che aveva avuto l'affaticamento, quindi non ha potuto giocare, ha dovuto cambiare in difesa, quindi diciamo l'unica scelta tecnica di diversa che ha fatto era stata Pattarello per Convitto. Io l'avrei fatto rigiocare Convitto dopo la prestazione di Gavorrano, anche perché un giocatore che viene da una buona partita, nonostante quel rigore sbagliato, va fatto rigiocare. Però ecco, un undicesimo di scelta tecnica ci può anche stare, no, Rick? Cioè, voglio dire, alla fine hai i giocatori. E poi Pattarello, guarda, perché mi fa arrovellare quell'espulsione? Perché Pattarello, in quei 24 minuti, stava dando ragione alla scelta di Indiana. Poi dopo c'è stata l'espulsione e è andato tutto a ramengo, come si dice. Perché almeno un punticino l'abbiamo rimagliato. Da quel punto di vista sì, però purtroppo. Io mi riferisco anche però al cambio mettere Viti e non Trombini, ma mica per altro, perché Giovannini aveva fatto carte false per prendere Trombini dopo aver sbagliato la scelta dei due portieri a inizio campionato. E Trombini è stato preso per dare fiducia alla difesa. Pericolini tutto un tratto è sparito di scena, non era un fenomeno prima, non è un brocco ora. No, però per me è una gestione anche di spogliatoio, insomma. Trombini non penso sia felice di questa situazione. No, però credo che purtroppo i giocatori, soprattutto i portieri, lo sanno, e purtroppo un 2004 deve giocare, no? E quindi in questo momento o gioca Trombini o gioca Pericolini. E Pericolini purtroppo le ultime partite non le ha fatte bene. Tra l'altro è un ragazzo che ha 18 anni. L'anno scorso giocava in promozione, quindi il salto è stato bello grosso. Lui all'inizio l'ha assorbito bene. Ci sta, no? Un periodo di flessione anche fisiologico in una squadra come l'Arezzo. E lì da quella parte Bellini è un giocatore della San Giovannese, il più forte, che parte sempre dalla fascia sinistra sua d'attacco, quindi destra dell'Arezzo, per venire in mezzo. Magari non si è fidato Indiani, e se tu non ti fidi di far giocare Pericolini, no? Perché magari in questo momento non ti dà quelle garanzie che cerchi e deve giocare Viti per forza, e le alternative non ci sono. E quindi, sai, premessa, secondo me questa regola degli under è veramente devastante, anche per le scelte tecniche che ti impone, e anche per la gestione di uno spogliatoio, come dicevi tu, che deve sottostare all'anagrafe piuttosto che alle qualità tecniche in certi casi. Bene, allora noi siamo in chiusura, non voglio fare pronostici, perché dopo tanto portano sempre maledettamente male, quindi sappiamo già cosa ci auguriamo e teniamocelo per noi, tanto ce lo leggete in faccia, quindi non ci sono assolutamente problemi. Allora, grazie ad Andrea Avato, grazie a te, Massimo. Riccardo Bonelli, per essere entrambi stati ospiti in questa nuova puntata di Super Santos. Ciao Rick, a settimana prossima, ciao Massimo. Ciao. Per commentare questa trasferta, che non dovremmo fare tanti chilometri, però insomma un po' di pensiero le trasferte ce le mettono sempre, insomma, quindi... Io sono leggermente più vicino, dai, stavolta. siamo vicinissimi, va bene, grazie, alla prossima settimana, ciao a tutti. Pronto a cross, lo spezza Neri, la dove è stata?